Eccola la maglia rosa firmata dal vincitore. Siamo sul palco dove si è appena svolta la cerimonia di premiazione del Giro d'Italia Under 23 nel 2017. Si sono acquietati i microfoni, gli altoparlanti. È stata una bella festa. Tu l'hai fortemente voluto assieme alla federazione, Davide Cassani, e chi l'ha fatto è stato Marco Selleri, che poi ci raggiungerà. Abbiamo visto cose dell'altro mondo. Abbiamo visto una gran bella corsa all'insegna dell'internazionalità. Ha vinto un americano, ha vinto un africano, ha vinto un australiano, anzi due. Hanno vinto gli europei dell'est e dell'ovest e ha vinto anche un italiano. Quindi sono contento perché ho visto negli occhi dei corridori, dei direttori sportivi, la contentezza di aver partecipato a questo nuovo Giro d'Italia Enel. Certamente c'è la certezza che chi l'ha fatto quest'anno non solo lo farà o lo vorrà fare il prossimo anno, ma promuoverà la gioia di averlo vissuto. Perché ne abbiamo sentito la mancanza, perché il Giro è nato tanti anni fa, questa era la 40ª edizione, un Giro che è stato vinto da ragazzi come Moser, Baronchelli, Battaglin, Simoni, Pantani. Pantani a cui era dedicato quest'ultimo arrivo. Esatto, questi ragazzi sono diventati professionisti e sono diventati dei campioni, e quindi io mi auguro che questi ragazzi, mi sono fatto firmare la maglia rosa da Sivago, però chissà se un giorno questo russo nato in Italia e residente in Francia poi si diventerà un campione, gli posso dire io c'ho la tua maglia rosa quando eri un ragazzino e che hai vinto il Giro d'Italia nel 2017. Intanto sta arrivando proprio Marco Selleri, che è il San Giuseppe artigiano di questa manifestazione e nei cui occhi si vede sicuramente la soddisfazione per come è andato questo giro Under 23 nel momenti difficili, momenti belli, soddisfazione finale. Credo da 9. Manca un punto. Soddisfazione finale, è bellissimo, siamo arrivati qua in cima in mezzo all'Abruzzo. Credo che abbiamo vinto anche noi, i nostri sponsor anche loro, perché si sono visti ogni giorno, Enel, anche tutti gli altri. Ci siamo riusciti, il 40esimo Giro d'Italia Under 23 Enel è andato in porto e adesso chissà perché non lavorare per il 41esimo. Sono convinto che lo rifarà.